Buondì! E benvenuti alla nuova puntata di come io faccio una carbonara. Ok, ognuno fa una carbonara diversa. A me piace metterci 5 uova per mezzo chilo di pasta, perché la carbonara sotto mezzo chilo è un assaggio. Quindi mettiamo 3 rossi e 2 uova intere. Ora mescolare. Pecorino! Ok, e c'è solo un modo per grattugiare il pecorino. Ok, dopo averlo grattato, lo si unisce all'uovo. Ok, e deve avere una consistenza così. E ora si aggiunge il pipì. Rigorosamente macinato a mano, perché quello compero fa schifo. Ci serve il nostro bellissimo, meraviglioso, fantastico, pazzesco guanciale. Gli si toglie un po' di pepate e gli si pulisce la cotenna. Ok, devi sfregare le mani così. Ora mettiamo sull'acqua. L'acqua va messa dall'alto perché prende più ossigeno. Il guanciale. No, non ci va messo mai l'olio. Oh. Sì. Ragazzi, mi raccomando, mettete poco sale perché c'è già il guanciale e c'è già il pecorino, che sono molto 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 salati. Ora si sala l'acqua. Ognuno può mettere la pasta che vuole, cioè ognuno ha una pasta preferita. A me piacciono gli spaghettini. Ok, ora chiamiamo il mio amico Romano. Ma buongiorno. Ciao brutta fava. Come stai? Tutto bene. Beh, Ale, una domanda. Ma la panna, nella carbonara, la panna va messa prima o dopo la cottura? Non ho capito. La panna. Fino ma a cottura. Ma che c***o dici della panna? Ma che è spazio? Cazzo di No, dai, sto scherzando. Ora, quando la pasta è cotta, è il momento più difficile perché viene tutto di fretta. Primo passaggio nel guanciale. No! Ora questo è il passo critico. E ora via. Va assolutamente fatta cuocere l'uovo. Ottimo, mi sembra che abbia un'ottima cremina. Ora impiattare. Indispensabile per assaggiare e assaporare bene, al modo perfetto, la carbonara è... Wow! Perfetto! Buon appetito! Ciao!